Comunque Luna si sta rimettendo il casco. Ha fatto tutte le storie inquadrando il paesaggio, ma ahimè, forse perché, cioè, tra il casco e i capelli che non ci sono più. Mm? Eh? Cosa? Chi? Che freddo. Ah. Bellissimo. Sì? Sì. Oh. Prendi una buca. Oh! Oh. Bene, siamo ufficialmente in Italia. Tac, bandiera. Fa freddissimo, ci sono 10.8 gradi. Fa talmente freddo che si è raffreddato anche il motore. Sì. Cos'è la variante rossa e bianca? Madonna, che vento freddo. Comunque l'altra volta era le 7:30. Però era metà luglio e c'era tutto il lago al sole. Adesso che è inizio settembre, anche se sono le 6:20, è tutto all'ombra. Che gioia. Ma infatti dovrebbe fare maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, repeat. E di nuovo maggio, aprile e avanti così. Adesso con una maglia in più e lo scaldacollo in pile mi sento meglio. Sì. Ho ancora freddo, soprattutto le mani. Tu? Ho ancora un po' freddo, però dai, meglio di prima. Per la mia maglietta? Sì, beh, la maglietta, poi ho messo il sottocasco. Pensa che la maglietta è quella che ieri è stata per 12 o 13 ore a contatto con le mie ascelle. Che gioia, infatti puzza. Però vabbè. Tanto importante che tenga caldo. Beh, almeno hai superato la rottura di c***o. Ogni volta mi facevi fermare al bar per fare la pipì. Perché? Bar, caffè, pipì. C***o sei, la principessa? Ma perché si campano, si rompono i c***o? 2 minuti, giù le mutande, fuori la pipì, su le mutande, finito. Cos'è sto parcheggio? Ma c'era l'altra volta sto posto? Non me lo ricordo mica. Neanch'io, un ristorante. Mi sa che è nuovo, eh? Hotel di ristorante. E beh, un anno. Mi sembra nuovo comunque. Sì, sì, è nuovo. Beh, ha scelto il periodo giusto per costruirlo. Sì. Adesso esterna, esterna, io interno. Esterna. Esterna, non me la tagliare. Non me la tagliare. Uscita meglio, più progressione dall'esterno. 12.3. Dai, speriamo che ci sia più caldo in valle. Guarda, la temperatura chi se ne frega, l'importante è che non piove. Anche se con 12.3 a 130 in autostrada, secondo me ci raccolgono al disgelo l'anno prossimo. Che freddo. Beh, comunque siamo arrivati in Italia, tutta linea continua, anche dove non ha senso di esistere. Sì, esatto. Esterna, esterna, esterna. Ehi, guarda come si butta dentro. Ci stava a fare un altro giorno però, eh. Lo so. Ma potevi prendere un giorno di ferie. Cosa fa? Potevo, però già così secondo me quando ho fatto quelle della Sardegna mi rimangono tipo 1 o 2 giorni. Non mi piace andare in negativo. Poi se a Natale voglio farmi 2 settimane come l'anno scorso. Comunque quel pezzo qua è bello da guidare, divertente. Sì, odore di legna bruciata. Qualcuno che ha acceso il camino. Vabbè, già alfa frecce. Eh sì, le petit. Attenzione, una panda 20 all'ora! Il classico. Oh,
Panda 4x4. Con un cane dietro. Allora, siamo quasi giù in valle. La Twill 1441 metri. Luna esterna. Esterna, esterna, e me la tagli. Male Luna, male. Meno male che ero indietro 2 metri. Luna esterna. E la taglia via così. Bene, siamo alla Twill. Sì, 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 sì. Bene fans, la discesa del piccolo San Bernardo è spezzata in due dalla Twill. Classica cittadina di vacanza estiva e invernale. Non l'abbiamo persa nei suoi silenzi. Ma mi è piasmiato troppo sta Twill. Ma pensa che l'anno scorso ho detto che bella, bellissima. Sei un po' incoerente, eh? Sei un po' incoerente. Sì, ma ti vedo che ho visto posti più belli. Beh, forse quello è il problema, che nel mentre hai visto posti più belli. Beh, però almeno qua ci sono i fiori. Sì. Andare così piano va a colpi di brutto, eh? Anche la tua? Un po' sì. Bene, questa è la fine di la Twill. Possiamo riprendere. Luna, cosa possiamo riprendere? La narrazione. No, a scannare. Presan Didier. Eh sì, dopo la Twill. Sì, ma il paese è giù tanto, eh. Ah. Qua l'anno scorso c'era il camioncino di Durello Giorgio. Durello Giorgio. Flashback. Oh, questo qua si chiama Durello Giorgio. È una garanzia. È una garanzia. End of flashback. Ah sì, tu l'hai letto il camioncino. Ma l'ho visto anche quest'anno, Durello. Luna, ma dove cazzo sei finita? Qua, eh. Sì, sei lì, ma non sei qui, infatti. Reverse, quando vai lì indietro. Tre case, sicuro. Basta, è finito. Paese importante. Luna, interna. Attenzione. Sei in botta tu, eh? Eh? Sei in botta. Un po' sonno. Si capisce, eh? Come ieri, lontanissima, in silenzio. E poi se gli dici qualcosa ti risponde anche. Sono qui, eh? Sono qui. Qui. Ah, ripigliati che c'è 20 anni. Ma guarda, avrei proprio voglia di divano, coperta di pile. Cioccolata calda o tè caldo? Cosa c'hai? 80 anni? Fa freddo! Io che ne ho già fatti 30, sono più arzillo di te, dai, su! E poi, diciamo, affidiamoci ai giovani, se sono tutti così, a posto siamo. Ma... Su un po' di grinta! Sonno e ho freddo. E ho sonno, freddo! I tuoi antenati sono andati in guerra in trincea sulle Alpi! E te hai freddo con la tuta in pelle e 3 magliette. Ma dai, 17 gradi, 3 magliette e freddo. A gennaio cosa facciamo? Usciamo con lo scaldasonno avvolto intorno? Sì, che bello. Dai, vai là. Luci spente anche di giorno. Allora, luci accese. Se le si lascia troppe libertà, basta, è finita. Bisogna tenerla in riga. Primo tornante. E si mette dietro il Crossland X. Terzo tornante. Ne approfitta che allarga, lo sapeva che allarga sempre le traiettorie. E si butta all'interno.
Beh, comunque guarda Monte Bianco, che figata. Sesto tornante tra 80 metri. Lo passa? Sì, diciamo che ho lasciato il gas. Sì, tutte scuse, tutte scuse! Sì, però ste montagne, madonna, se sono alte. Sì. Bene, fans, siamo arrivati per San Didier, il che vuol dire che siamo in valle, il che vuol dire che anche la discesa del piccolo San Bernardo l'abbiamo finita, il che vuol dire che era l'ultimo passo di oggi e l'ultimo passo di questi due giorni in giro tra Piemonte e Francia. Riassumendo, Francia molto bella, asfalto quasi ovunque perfetto, Piemonte, dei tre che abbiamo fatto ne salvo uno che è il Colle dell'Agnello, gli altri due ne salvo uno parzialmente per il paesaggio, la fauniera, e l'altro lo boccio sia per il paesaggio che per l'asfalto, che era veramente da attentato alla vita. Detto questo, con questo riassunto di questi due giorni, direi che possiamo salutarvi, perché da qua a casa ci manca un'ora e mezza almeno di statale valdostana per non fare l'autostrada, e poi abbiamo un'oretta e un quarto di autostrada, che è quella che costa poco però. Luna, vuoi aggiungere qualcosa o devi mettere qualche contenuto di pessima qualità come al solito, tipo mi scappa la pipì o altre cagate simili? No, non devo aggiungere nient'altro. Aggiungerò qualcosa alla fine. E questa alla fine? No, non è vero, quando andiamo a casa. Ah, ok, col buio, quindi aggiungere qualcosa a casa col buio. Va bene. Morgi. Va bene, ok, va bene. Bene, dopo questa conversazione molto interessante, diciamo teletrasporto. Per niente interessante. Lo dico io. Teletrasporto. Moments later. Ciao fans, siamo in una piazzola di sosta della statale della Val d'Aosta, l'unica statale che c'è. Il tempo si è messo abbastanza male, infatti mi sa che più avanti prenderemo anche l'acqua. Siamo veramente sfatti, più che altro male al culo io. Io ho male alle ginocchia. Classico degli ottantenni, il male alle ginocchia. No, devastante. Devastante più che altro veramente il culo. Vuoi commentare? Non commenta. Many hours later. Rieccoci. Ti voglio Dio. Chiudiamo il video in questa maniera perché, come potrete probabilmente intuire, da quando siamo entrati in autostrada qui in Cinetto fino all'uscita di casa ha piovuto e per un gran bel pezzo ha diluviato. Ho temuto per la mia vita. Tra l'altro c'erano tutti i fulmini che cadevano proprio di fronte a noi. E niente, noi temerari comunque 120-130 in autostrada e via che si vola. Solo perché c'era l'asfalto drenante. Perché sì, dove non c'era l'asfalto drenante 70-80 e caghetta. Vero? Sì. Ecco. Bene, quindi speriamo che questa serie della Francia barra del Piemonte vi sia piaciuta. E niente, ci togliamo il casco e andiamo tipo mezz'ora in doccia per scaldarci. Perché abbiamo preso anche un sacco di freddo oltre a un sacco d'acqua. Ciao fans! Ciao! Thank you.